la mia collezione Lego. Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video e soprattutto benvenuti nella mia Kiwi caverna, vabbè, amo capito. Quindi, benvenuti in questo nuovissimo video perché ultimamente mi stavo concentrando sulle interviste cosplayer a rompergli le palle, a fargli qualche domanda strana. Vabbè, andateveli a vedere quei video. Dai, raga, dai. Quindi andiamo subito a vedere questa mia collezione perché più che altro volevo raccontarvi di questa mia collezione, questa mia passione dei Lego, e poi ovviamente voi scrivete qua sotto nei commenti quale di questi 7 Lego che mi andrò a far vedere vi piace di più e poi se voi ne avete altre collezioni Lego scrivetelo qua sotto nei commenti. Ovviamente ragazzi iniziamo subitissimo, ma non prima che vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fa tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, dai, dai raga, che mo vi faccio vedere questa mia collezione. Allora iniziamo subito da qua, dall'aereo di Avengers Endgame. Ragazzi, Avengers Endgame, come potete vedere, Rocket Raccoon in versione con la tuta quantica, Occhio di Falco, Thor e lei, Vedova Nera, che guida l'aereo. È un po' impolverato effettivamente, è un po' impolverato, però vabbè, io devo pulire, diciamo. Questa invece è tutt'altra, la mia collezione di action figure di Dragon Ball, ma non è questo il video, ne parleremo più avanti. Stemma della Marvel e sotto il guanto di Thanos. Ragazzi, il guanto di Thanos fantastico di Infinity War. Qua invece abbiamo Groot, questo è il Thanos robot, Machka, non mi ricordo mai come si chiamano sti robottoni così. Qua invece potete vedere che sta Hulk, Iron Man, Capitan America sulla sua moto, Thor e Thanos ovviamente. Questa è la prima sezione, ma poi scendiamo giù ragazzi, perché troviamo il palazzo di Iron Man. Guardate ragazzi quanto sono belle tutte le armature di Ultron del film Avengers Age of Ultron. Tutte le armature che si sono cazzate, questa armatura io sono addirittura cresciuti i capelli, ma vabbè, sono dettagli. Questo invece possiamo vedere Iron Man con Capitan Marvel, qui invece possiamo vedere Nebula sulla moto, sempre con la sua tuta quantica, che effettivamente qua non è che ci sta tanto, la devo mettere sopra l'aereo effettivamente. Vabbè, questo invece Rocket Raccoon con il robottone Machka, questo Iron Man con la Iron Man versione Funko Pop Lego, e questo è uno degli ultimi arrivati di Ghost Rider. Ragazzi, Ghost Rider è fighissimo, ragazzi, guardate bene quanto è figo Ghost Rider. Voi ragazzi, quali Lego avete e se vi piace sta collezione scrivetelo nei commenti. Qua c'è sta Hulk con Scarlet Witch, e ma sotto i palazzi di Iron Man di Tony Stark, se andiamo sotto vediamo che ci sta la parte con tutte le armature, ragazzi, tutte le armature di Iron Man. Raga, guardate, cerco di avvicinarmi, di farvele vedere un po' le armature di Iron Man. Ragazzi, qua invece ci sta Rocket Raccoon con la sua navicella spaziale, la prima navicella spaziale che riesce a rubare Rocket Raccoon. E poi passiamo agli altri Machka, vabbè, i robottoni, questo è di Wolverine, questo è Hulkbuster, questo è l'altro Iron Man versione gigante. Qua invece la parte di Eternals, i due mostri di Eternals con gli Eterni, e qua invece vediamo il Goblin e Rocket Raccoon, che effettivamente in questa parte non ci azzecca molto, li sposterò da un'altra parte
e qua invece possiamo andare a vedere, vediamo che ci sta, ti ho fatto fare tipo uno scontro, diciamo, i cattivi da questa parte e i buoni da quest'altra. Vediamo che ci sono i due Star-Lord, i due Thor, Loki, Amora ragazzi, Amora, per chi legge i fumetti, per chi conosce Amora, legge i fumetti, perché nel Marvel Cinematic Universe non è uscita molto, però ne l'hanno fatta lo stesso, anche versione Lego. Cambiamo zona, qua ragazzi ci sta l'aereo di Spider-Man, che sarebbe quello di Tony Stark, vabbè, questo è l'aereo di Spider-Man. Qua invece abbiamo Wakanda Forever con Black Panther e Shuri, questi non c'entrano niente, vabbè, sono i Playmobil messi qua, vabbè. E questi invece ragazzi, e invece i tre Spider-Man con il mostro di viene dal multiuniverso e la casa di Spider-Man con Doctor Strange, l'aiutante di Doctor Strange e la ragazza di Spider-Man con tutta la roba qua. Ragazzi, guardate quanto è fino, non so se riesco a fargli vedere pure da dietro, che c'è sta tipo una cosa da dietro. Vabbè raga, fighissima. Ma scendiamo nella sezione della DC con Aquaman e tutti i Joker e Batman. Anche qua si sono uniti i multiversi. Questo è l'ultimo Batman con Robert Pattinson, l'ultimo Batman con Catwoman, e questo invece sempre versione DC con questa non mi ricordo, Fiacco Girl, America Girl, non mi ricordo sta come si chiama, Lanterna Verde e Old Flash, il vecchio Flash, questi boh non so chi sono, e questo invece è un altro Aquaman sempre in versione Lego Funko Pop. E queste ragazzi tutte le Batman si è fatto amico dei Joker, quindi sopporta qua Batmobile sopporta, e l'altro Batman con ca cosa. Andiamo qua, cambiamo questa sezione della la parte di Ninjago, Lego Ninjago. Ragazzi, guardate quanto è figa sta astronave, ragazzi, tanta roba, per poi scendere qui nella parte veterinaria, perché anche qui ragazzi abbiamo tutti i Lego, anche la parte veterinaria, il laboratorio veterinario. Questo è un altro mini set Lego del West, questo è quello che cavalca il drago. Qui invece abbiamo tipo go-kart, sezione go-kart, Formula 1 go-kart, con i meccanici go-kart e il loro elicottero. Invece ragazzi andiamo nella sezione old, più old diciamo, perché questi Lego riguardano la parte quando ero ragazzino. Ragazzi, questi sono proprio pezzi introvabili, questi due orsetti più questo, ragazzi, sono veramente old, perché sono dei primissimi Lego degli anni tipo 70-80, quindi sono veramente rarissimi da trovare, e io ce l'ho, non so per quale motivo, ma ce l'ho, vabbè. Quindi queste sono dei set, un set Lego molto old diciamo. Questi invece ho voluto riprovare a fare il furgone dell'A-Team, diciamo, un po' così rabattato, però va bene lo stesso. E questi invece sempre altri set Lego, mini set Lego ragazzi, con la parte di Lego Looney Tunes, alcuni Lego Looney Tunes, e sempre questo, anche questo è una versione sempre vecchissima dei Lego, sempre anni 70-80, quindi molto old diciamo. Ma scendiamo al porto dei Lego ragazzi. Poi ci ho messo pure Junior, che non c'entra niente, però va bene. Questi tipo la nave dei spacciatori, la nave dei contrabbandieri col motoscafo, e la nave della polizia che lotta contro i contrabbandieri e se beccano tutti al porto. Questo è il mini porto, tipo un porto con la gru e il sottomarino che sta lì per cadere sotto. Questi hanno trovato il forziere. Ragazzi, invece scendendo qua andiamo nella sezione polizia con il truck, proprio il
il bilico da polizia con la moto. Ragazzi, guardate i poliziotti qua dietro a lavorare. Questa è l'altra, questa invece è la parte di, questa è la parte di Jurassic World. Vedi, questo è il furgone di Jurassic World, ragazzi. Invece questo è il furgoncino da polizia, con corteschio poliziotto, che forse si è mangiato il dinosauro, probabilmente. Questo è sempre il altri set Lego, sempre della polizia, e il furgone, la Jeep di Jurassic World, ragazzi, la Jeep di Jurassic World. Ma scendendo ancora, ragazzi, troviamo, ragazzi, questo è proprio un robot di questi proprio che si muovono proprio. Questo invece, ragazzi, è proprio uno di quei robot proprio che si muove vedi, con il telecomando si muove. Però ve lo sposto così vi faccio vedere gli altri robottoni, gli altri robot zona. Questa è la sezione Space, questa è la sezione Space con astronave Space, la macchina de Marte. Questo è un altro robot di molto old, diciamo, risale al tipo agli anni 80 più o meno. Questo credo sia tipo di Star Wars, e l'astronave, la mini astronave, sempre Space. Ah, questo è sempre di Star Wars, vedete, raga, tutto di alcuni pezzi di Star Wars messi qua e là. Invece continuiamo con la parte di Space Ninjago, credo sia, sì, credo sia tipo dei Ninjago questa. Space Ninjago, guardate sta astronave de Ninjago. Quanto è figa, però ragazzi, la parte super figa, la parte strafiga arriva proprio adesso con il torneo Tenkaichi. Ragazzi, guardate, ragazzi, guardate, Vegeta, Goku, Tenzing, l'arbitro, e Tenzing che si batte combatte contro Bardock e l'ambulanza qua dietro, che barelle già pronte per Tenzing. Però, dopo chi vince il torneo del potere, ragazzi, potrà esprimere il desiderio con le 7 sfere del drago, che in questa occasione sono 8, perché il desiderio è un in più, con le sfere più grosse dietro. E qua potete ammirare Bulma, Gohan, che con Gohan, questo è, non lo so, tipo un Goku Red, Goku Black, non lo so, vabbè. Questa invece è la parte con Cell, Majin Buu e la versione cattiva di Vegeta. Ragazzi, guardate, tutto questo fa il set dei Dragon Ball, ragazzi, set dei Dragon Ball con il torneo del potere. Ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti cosa ve ne pare. Però scendiamo giù e c'è sta, oh, questa è un'altra cocchio, un'altra cocchio di set Lego. Questa è la cosa della polizia con l'elicottero, la macchina della polizia. Però la polizia si trova sotto Arbenzinaio, che tela per vetro. E qua c'è sta pure l'ambulanza, vedete, tutti in fila all'ambulanza. Però loro se ne fregano, perché devono curare la gente, anche se lui viene messo sotto dal camion da Coca-Cola, il camion da Coca-Cola. Gli mette sotto, e qua ci sta l'autista del camion da Coca-Cola che dice: oh, ma che cazzo sta a fare? Se sta sotto, e questo sta sotto. Questi invece stanno a Nakabichi. Questi sono altri set così, benzinaro, vedete, dall'autolavaggio. Questo fa tutto un set Lego, diciamo così. Sono vari set Lego, tutti un po' accrocchiati. Però da qua andiamo a un altro modo, un altro universo, l'universo degli indiani, diciamo. Questo è un altro, il set Lego di più tipo di pirati. Potete vedere qua, c'è il coso dei pirati. Questi sono sempre set molto, molto old, anni 80-90, credo. Questa è la nave dei pirati che sta affondando, e mi è rimasta solo questa parte di dietro. E qua invece ci stanno gli indigeni che stanno scappando dai pirati. Per poi finire con la muraglia cinese. Ragazzi, questa è una chicca.
La muraglia cinese è una chicca, guardate quanto è bella. Questo invece è un aereo, cioè, oddio, quello che mi è rimasto dell'aereo, e la macchina della Formula 1 di Lego Technic, per poi andare tipo a sta croccaglia, dovrebbe essere tipo una cosa tipo la Mad Max più o meno, però va bene, va bene, va bene. Voi ragazzi scrivete nei commenti cosa ne pensate di questi set Lego. Scrivete nei commenti cosa ne pensate di tutti questi set Lego. Ve li faccio vedere così in grande, ve li faccio vedere. Questi sono quattro vetrine sono, raga, guardate, pieno 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 di set Lego. E quindi ragazzi vi ho fatto vedere ai miei set, tutti i set Lego che ho accumulato in vari di anni, però non finiscono qua, raga, non si smette mai di set Lego, già proprio oltre, proprio pieno dei set Lego. Quindi voi invece scrivete qua sotto nei commenti cosa ve ne pare, quale che vi è piaciuto di più di questi set Lego che vi ho fatto vedere adesso, e se soprattutto se voi avete dei set Lego, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Noi ragazzi invece ci vediamo al prossimo video, che ancora non so quale sarà, ma ci sarà un prossimo video come al solito di tutti i lunedì. Ciao carini!